La moda, lo stile e la raffinatezza sono i capisaldi che da tre generazioni fanno di Pier Mode Abbigliamento uno dei più importanti centri moda di Brescia e provincia. Oltre 700 metri quadrati delle più importanti firme internazionali del settore a vostra disposizione. Pier Mode Abbigliamento, Maclodio, Brescia, Piazza Europa 1, Statale Brescia Orzinuovi, telefono 030 99 72 309, www.piermode.com. Thank you.
Allora Roberto, partita tiratissima, siamo stanchi noi, immagino voi, da due gol di scarto siete riusciti a ribaltarla alla fine, stato d'animo, sensazioni dopo questa partita d'andata? Beh, è stata sicuramente una partita molto intensa, loro sono una grande squadra, hanno delle individualità importanti, però noi siamo credo un grande gruppo e chi è entrato dopo ha fatto la differenza, come Mattei, siamo un gruppo di amici che gioca insieme e questo fa la differenza. È particolarmente sentita comunque la sfida contro di loro, come hai detto tu sicuramente siete due squadre di grande valore, c'è però forse qualcosa in più contro l'altra squadra che insomma avete già battuto in questo torneo, anche oggi in campo si sono viste veramente tante scintille, partite difficili queste da gestire. No, beh, io credo che il livello individuale collettivo si equivale, nel senso che ci sono giocatori là molto forti, molto importanti, soprattutto Marrazzo che è un giocatore dalle qualità indiscusse, sono partite equilibrate, noi sicuramente nei due match fino adesso abbiamo avuto la meglio, ma quello più importante, quello che deve venire, che è lunedì. Quindi. Ecco, nella partita duello individuale, quello tuo con appunto con Marrazzo, qual è secondo te la difficoltà principale nel marcarlo? E comunque tu devo dire che ti sei comportato bene sia oggi che l'altra volta. Beh, Carmine è un grandissimo giocatore, secondo me l'attaccante più forte, sia nei tornei che K11 a livello dilettantistico. Lo stimo molto, giochiamo insieme a Polpenazze e colpi in segreti secondo me non ne ha, è un giocatore completo, non puoi lasciargli un centimetro perché è bravo a girarsi, è bravo in profondità, è molto forte, è bello giocare contro di lui. Sei promesso che ci svelerai adesso il tuo futuro l'anno prossimo, Roberto Pietta l'anno prossimo giocherà nel... No, non lo so ancora, sto valutando, vediamo, voglio valutare con calma e sposare un bel progetto insomma.